Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questa nuova reaction. Ormai le chiamo così, ma in realtà non sono mai nella vita reaction perché, come sapete, sono highlights. È il nostro commento, il nostro perché. Perché, come tutte le partite della Roma, oggi ci sarà Roma Empoli e io la commenterò con la mia web radio, ovvero Roma Crew. Vi lascio in descrizione tutte le info pazzescamente incredibili per seguirci su Instagram, iscrivervi al canale YouTube per seguire le puntate settimanali, il martedì e il giovedì. Io ci sono il martedì e poi, appunto, ogni volta che gioca la AS Roma. Oggi, gara importante. Dato il momento, ma soprattutto perché è la prima dopo il ritorno di Claudio Ranieri. Io sono personalmente molto legato alla Roma di Ranieri perché ero in quinta elementare quando ci fu quella cavalcata in cui sfiorammo lo scudetto. Era il 2009-2010. Quindi fatemi sapere voi quanti anni avevate quando c'era quella Roma lì e se già seguivate il calcio. Magari siete un po' più piccolini. Fatemelo sapere nei commenti. Magari ci stanno pure trentenni e mi dicono: oh, piccolo, a chi? Per dire. Comunque, noi adesso andiamo a un'idea studio. Ci vediamo direttamente lì, pronti per raccontarvi la partita. Un bacione e bella. Allora, siamo arrivati qui a Un'idea Studio. Vado subito ad infilarmi. Siamo io, Eccolo. PF Riccardo, carichissimi per Roma Empoli. Non facciamo pronostici. No, direi Adesso, io. però, una cosa la facciamo: la foto da mettere su Instagram di Roma Crew. Dai, tutti abbracciati, tutti uniti. Gliene famo due. Lunedì 11 marzo 2019, bentornati su Roma Crew. Buonasera da Federico Marconi per Roma Empoli, posticipo della 28ª giornata di campionato. Io mi sono già presentato, vado a presentare dunque il mio parterre di questa sera. C'è PF in regia, buonasera. Buonasera, buonasera Fede, buonasera agli amici che sono a casa. Di Bocca al lupo, interessanti. Mister Ranieri, assolutamente. Che significa fare bene per noi. Ed è un discorso che volevo fare tra pochissimo, soltanto dopo aver presentato il nostro Riccardo, buonasera. Grazie Fede, buonasera, buonasera P e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. A casa oggi un po' anche un nuovo inizio per la nostra Roma, quindi siamo tutti molto ansiosi e anche volenterosi di vedere questa nuova Roma. Esattamente, perché sono passati più di 8 anni, quasi 3.000 giorni, e stasera il mister, il King Claudio Ranieri torna sulla Sir panchina della Roma. Claudio. Tutto pronto? L'attesa è finita! Ma si parte in questo dai, istante. Regà, forza. Possesso che della Roma, vai, vai. Secondo angolo di fila, parte Florenzi con il destro anticipato, ancora una volta Cristante, poi palla messa fuori. Bravo. Prova a coordinarsi El Shaarawy a giro! Mamma mia! El Shaarawy a giro! Si inventa il gol dell'1-0. Applausi per il faraone. Mamma Roma mia. 1, Empoli 0. Grande gol di Stefano El Shaarawy. Mamma mia, che gol che fa El Shaarawy, ragazzi. Su una palla ribattuta da fuori, si sposta la palla sul destro e a giro la mette lì dove non batte il sole. Buono l'atteggiamento della Roma, non soltanto da parte dei Kluivert, ma proprio come atteggiamento di squadra. La vediamo salire in pressing. Guarda, come inizio non è male. No, poi beh, certo, sicuramente è prematuro fare qualsiasi tipo di discorso. Anche perché ripeto, non serviva Ranieri, potevo andarci anch'io. Ma l'Empoli prova a reagire con Ciccio Caputo che finisce giù, fallo su di lui, calcio di punizione per l'Empoli con il cross da parte di Pasquale. Qui un c'è uomo un fallo a terra, in attacco, eh? Lascia correre l'arbitro, arriva il gol dell'1-1, incredibile, ragazzi, autogol. Autogol, ma c'è fallo Facciamo in attacco. Attenzione. Che è successo? Vediamo, no, prima di dire che c'è fallo in attacco, abbiamo visto un giocatore della Roma a terra, però capiamo perché. Effettivamente noi il contatto, almeno io non l'ho visto, quindi ora proviamo a capire. Ranieri sta protestando, il quarto uomo gli dice stai calmo, calcio di punizione, sponda al centro e poi l'ultimo a toccare credo sia stato uno tra Juan Jesus e Marcano. Sì. Credo, ripetiamo credo però Juan Jesus. No, mi sa che scivola da solo lì. Juan Jesus, Santoni. Si fa autogol, si fa autogol Juan Jesus, ragazzi. Com'è possibile? Ma come fa sta cosa Juan Jesus, raga? Occhio al calcio di punizione, va Pasqual! Palo esterno. Cioè, raga, palo esterno. Olsen era tipo a parte che lì vai a togliere la ragnatela se prendi la porta, ok? Guarda che mamma mia, missione che ha battuto. Ha bucato il pallone. L'Empoli che in un minuto quasi ribalta il risultato da 1-0 a 1-2. Tanto Cristante, poi un discorso che chiudiamo dopo. Bella azione della Roma con Zaniolo. Non ci credo. Che calcio al lato, grandissima occasione per il 2-1 Roma. La mezz'ora con Nicolò Zaniolo. Corale a destra per Justin Kluivert, uno contro uno con Dell'Orco. Lo vuole saltare. Wow. Lo fa e qui c'è sul il fallo. Sinistro e qui poi c'è il fallo. Secondo Maresca il fallo sì, c'è, sì, calcio di punizione ragazzi, per la Roma. Col gomito alto e non aveva fischiato subito però Maresca per questo. Comunque calcio di punizione per la Roma. Sì. Sul destro di Florenzi che pennellerà una traiettoria ad uscire. O forse la dà magari anche corta qui per Kluivert. Non credo mai per Kluivert soprattutto. Attenzione, perché palla parte in mezzo. Florenzi pennellato 2-1. Patrick Schick! Dagli! 2-1 per noi. Che stacco imperioso.
che stacco imperioso di Patrick Schick con Ale Florenzi che mette il pallone in mezzo con l'angolo, no con l'angolo, con il calcio di punizione guadagnato da Kluivert, va fa bene, le voglio nominare così, mette un pallone esattamente pennellato, come avevi detto tu. Hai visto, te l'ho anticipato. Sul secondo palo stacca in maniera imperiosa Patrick Schick. Vediamo ancora qui. No, questo è il fallo. Il che fallo c'è, dell'orco. C'è, sì, c'è. Assolutamente. Mano sul collo. C'è assolutamente. E poi il seguente, ecco. Calcio di punizione. La guarda come stacca bene, bello, in solitaria. Bellissimo. Schick sul secondo palo la schiaccia. Nulla da fare. Sì. Bravo Patrick. 2-1 per la Roma che si riporta in vantaggio col gol. Neanche a dirlo, perché sembrava annunciato, no? Quasi dalle parole di ieri di Ranieri, da parte di Schick. Ma finisce qui, senza recupero. Appunto. L'abbiamo 2-1, detto. 2-1, l'abbiamo 2-1 per la Roma con i gol di El Shaarawy e Schick in mezzo. Il pareggio è un autogol di Juan Jesus. Una buona Roma, una Roma viva, sicuramente con qualcosa da sistemare. La prima Roma di Claudio Ranieri tra tantissimi indisponibili, e quindi è importante il risultato. Ce lo prendiamo per il momento, speriamo che regga anche nella ripresa. Adesso io direi che ci ascoltiamo un po' di musica, ci sentiamo con il parere di Leven Secco, sì, che vi tiene un po' di compagnia anticipandovi l'aftermatch. Già. Che vi leggerò un po' dei dati, vi racconterà un po' di cose, esatto, interessanti. E quindi io direi restate con noi, sempre Forza Roma. Dai, dai. Ragazzi, ma vi rendete conto che la Roma sta gestendo la partita? Mi viene da piangere. Bravo. Vediamo se c'è il contropiede qui, perché Nzonzi lancia Kluivert, uno contro uno, poi palla interna per Stefano El Shaarawy, che è anche in zona di tiro. Occhio a Stefan, che passato! E qui c'è calcio di munizioni, direi anche giallo. Eh sì, bravo. Per Stefan, bravo, che tra Stefan, l'altro, lo dicevamo all'intervallo e lo ripetiamo adesso, col gol del primo tempo, sì, ha battuto, sì, il suo record, sì, di gol con la maglia della Roma. Sì. Perché aveva segnato 8 o 7 gol nelle stagioni precedenti, oggi ha segnato la nona in questa stagione, e magari ce ne fa un altro, che va anche in doppia cifra. Ma che è successo intanto? Perché vedo non gli ha dato... Ma stavo già al Shaarawy. Ha dato giallo ha dato Shaarawy. Giallo del Shaarawy, ragazzi, per simulazione. Ma cioè, è l'unica cosa che mi spiego. Sì, ma perché? Motivo? La simulazione per cosa? Non lo so. Cioè, che cos'è che ha simulato? L'orgasmo? Perché il fallo c'era. Occhio a un errore. Intanto ancora Florenzi. Altra palla recuperata. Fa un recupero alla Baresi. Alla Maldini, fallo. Fate voi. No, il secondo giallo espulso. No, dai. Veramente? No, dai, Maresca, sei ridicolo. Maresca, sei ridicolo. Maresca, sei ridicolo. Come fai a espellere un giocatore che ha appena fatto un recupero? È sulla linea di corsa. È sulla linea di corsa e si scontra con un altro giocatore. Non so neanche se è fallo. Aspetta, al massimo fischi punizione. No, ma no, non puoi. Allora, voglio vedere. Voglio vedere. Allora, se poi mette il piede a martello, esatto, è un altro discorso. La stessa cosa. Se mette il piede a martello, visto, se mette il piede a martello, è giallo da regolamento. E quindi purtroppo applica il regolamento e ci sta. Ma io voglio rivedere, perché Florenzi fa il segno come Dio, ho saltato. Vediamo. Rivediamo. No, 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 lui si, no, si gira proprio. Ah, raga. VAR. No, no, è qui VAR, ragazzi. Non vorrei dire niente, però temo che nel protocollo del VAR, in caso di doppio giallo e non di espulsione diretta, non si possa andare al VAR. Questo non lo so. Ho se questo mi dici dubbio. Così, ho se, questo se, dubbio. Se è così, ok. Ora, cioè, quindi è errore ridicolo, dell'arbitro. Ma è ridicolo, dell'arbitro, cioè, netto, evidente, palese. Esce nel frattempo Kluivert per fare spazio a Kares Dorap. Con l'Empoli che prova un po' a crederci, diciamo, in questo finale, perché comunque è anche logico, no? Beh, con un uomo in più, sul 2-1, sì, con un uomo in più ora. E allora attacca centralmente Krunic. Poi in mezzo, attenzione alla palla che rimane pericolosamente lì. C'è Caputo che lotta, supera Karsdorp, ancora Caputo, è rimasto a terra Nzonzi. No! Poi Krunic, 2-2, ha pareggiato l'Empoli all'87esimo. Clamoroso, clamoroso. Perché adesso anche quell'espulsione di Florenzi, io non voglio dire. Non voglio dire. No, è influito. Però influisce. Vediamo al VAR. Perché forse la prende di mano. Allora, ragazzi, se la prende di mano, sì. Il fallo, guarda, sicuramente non c'è. Guarda, mano. Mano, sì, è mano. È mano. Mano. È mano, ok. Poi netto. Non so perché Juan Jesus resti a terra. Però va annullato. Netto. Maresca col fischietto in bocca. VAR. Mano. E ci sta. Si resta 2-1. Almeno questo Maresca. Almeno questo Maresca, dai. E ci sta. Facciamo i seri. Attenzione, c'è attenzione, perché la Roma comunque sta per ritrovare la vittoria dopo due sconfitte pesanti. Derby in meno campionato. Meno che Maresca non diano altri 45 minuti di recupero. Eliminazione dalla Champions. Finisce qui. Basta così per oggi. Buona la prima per Ranieri. Con sofferenza, ma col cuore. E devo dire, anche con una prestazione discreta, soprattutto nel primo tempo. Roma batte Empoli 2-1. Sì. I gol di El Shaarawy e Schick in mezzo. Il pareggio firmato da Juan Jesus nella porta sbagliata. Tre punti pesanti. Tre punti che ce ne fanno guadagnare altri due. Dicevo, sulla Lazio che ha pareggiato a Firenze. Quindi sì, è importantissima questa cosa per la classifica. A tra poco con l'aftermatch, con il nostro Eleven S, Eleven Secco, Eleven quello che ve pare.
Ciao e sempre Forza Roma. Sempre. Buonasera a tutti. Ciao.